questa fabbrica manteneva in qualche modo un'anima che si può dire di difesa del proletariato. Vi era in qualche modo un legame educativo per quella che erano oggi, che chiameremo le rivendicazioni sociali e la rivendicazione del rispetto del lavoro. Dalle testimonianze dei vecchi operai dell'Ilva, noi abbiamo una massa di operai, diciamo, abbastanza attiva e sensibile e desiderosa di apprendere dai vecchi lavoratori che avevano conosciuto il prefascismo, ossia coloro che raccontavano del fatto che i diritti dei lavoratori con l'avvento del fascismo erano stati cancellati, smantellando le organizzazioni sindacali, soprattutto c'era solo la CGIL, e facendo diventare la massa operaia dipendente completamente dalle corporazioni. Troviamo molti nomi di savonesi dipendenti dalle fabbriche, dalle grosse fabbriche savonesi, ma prevalentemente dall'Ilva, che furono condannati dal Tribunale Speciale Fascista. E già dal 1926, poi con i grandi processi del 1935. Io vorrei ricordare dei nomi molto importanti di antifascisti savonesi colpiti da questi processi e condannati a diversi anni, tra cui l'ex sindaco di Savona Lietto, Pescarmona, Pastore, uomini che all'interno della fabbrica esercitavano, come dire, oltre che la propria professione, l'attività del maestro, che quindi aiutavano i giovani a comprendere che quello che diceva il regime non era vero assolutamente, ma che si poteva avere anche un'altra Italia e soprattutto un altro tipo di culture e di libertà. Quando cadde Mussolini, soprattutto quando avvenne il 25 luglio, vi fu un'esplosione quasi liberatoria anche da chi, diciamo onestamente, antifascista non era, perché si era sentito forte questa ventata di diritto del lavoratore di contare come persona e non come strumento uguale alla macchina. Però dal 25 luglio in avanti, intanto rientrarono in Italia i cosiddetti fuoriusciti per riorganizzare i partiti e per dare anche un'idea di sindacato unitario per i doveri e per i diritti del lavoratore. E poi perché vi era all'interno dello stabilimento una forte avversione per la guerra. Dobbiamo considerare che Savona era tutti i giorni sottoposta a bombardamenti, avevamo dei problemi del porto, che era continuamente, delle linee ferroviarie, cioè il bombardamento aveva colpito anche centri vitali della nostra città e aveva anche provocato, con la demolizione di palazzi interi, decine e decine di morti, insomma. Inoltre, vi era sempre a causa della guerra, ma anche già, e questo era avvenuto con restrizioni terribili durante la famosa autarchia fascista, vi era mancanza oltre che di materie prime, vi era proprio mancanza del vitto per la sussistenza giornaliera. C'era la tessera, bisognava fare le code, lunghissime code per prendere il latte, lunghissime code per prendere il pane, ma vi era soprattutto tra i lavoratori, tra le masse operaie e le masse delle fabbriche, vi era soprattutto una insoddisfazione profonda anche rispetto a quello che venivano le imposizioni che erano dettate dal regime. Si profilavano, si era aperto col 25 luglio il discorso di intravedere una vita diversa. Si era fatta strada, anche se era durata pochi giorni, quella fase tra il 25 luglio e
l'8 settembre si era aperta una fase in cui ci si chiedeva se erano giuste le adunate, se erano giusto essere intruppati. Non si avevano notizie dei nostri militari sul fronte russo, non si avevano notizie dei nostri militari sul fronte africano. Insomma, in realtà la guerra aveva creato molti dubbi e molte ansietà. Avviene l'8 settembre e avviene anche il momento in cui il Terzo Reich, i nazisti, piombano con la nona armata nazista in Italia. E abbiamo già l'annessione dell'Alto Adige e di Trieste, abbiamo praticamente una forte invasione di truppe naziste. Rialzano la testa le organizzazioni fasciste, rientriamo nel periodo più cupo della nostra storia italiana e della nostra storia savonese. Si arriva alla decisione di costituire CLN, a cui partecipano, sono promotori soprattutto il Partito Comunista, il Partito Socialista, il Partito d'Azione e i liberali e i rappresentanti della Democrazia Cristiana. Come noi a Savona abbiamo prevalentemente una organizzazione antifascista politica e non abbiamo comunità ebraica, di questo si parla. Si parla essenzialmente di formazioni e di organizzazioni che si richiamano ai vecchi antifascisti. E in qualche modo questa organizzazione capisce, fa forza soprattutto all'interno dei vari grossi stabilimenti che abbiamo fortunatamente nella nostra provincia. E quindi parliamo anche principalmente dell'Ilva. Basta una parola sbagliata per essere imprigionati e per essere poi anche picchiati e per essere poi mandati in quei cosiddetti campi di lavoro di cui si avverte proprio solo l'idea, ma non si sa bene che cosa sono, che sono i famosi campi di lavoro che diventeranno poi anche cosiddetti campi dei lavoratori coatti. Come si fa a sfidare il regime, a dare un segno della resistenza? Si fa fermando il lavoro, fermando la produzione. E il 28 febbraio si riunisce il Comitato Antifascista Savonese con le rappresentanze dei lavoratori delle varie fabbriche che si erano in qualche modo clandestinamente costituiti e questi gruppi decidono di fare lo sciopero bianco il 1 marzo del 1944. Quando viene dichiarato questo sciopero bianco, che logicamente viene preparato già dal 28 febbraio in avanti, la massa del primo turno si astiene dal lavoro. Si presenta in fabbrica, si mette vicino al proprio mezzo di lavoro e non lavora. Questa agitazione dura fino alle 10 del mattino. Quando alle 10 del mattino entra un reparto dei bersaglieri capeggiati da brigate nere fasciste e reparto per reparto vengono prelevati un certo numero di lavoratori. I lavoratori saranno stati prelevati immediatamente oltre 300, perché poi via via che passava la voce, che cioè ognuno cercava una propria scappatoia, una propria fuga, eccetera. Poi lì c'è una prima selezione tra questi arrestati. Vengono prima portati nella caserma della polizia stradale, perché la prefettura logicamente è troppo piccola. Vengono una parte interrogati, c'è qualche sacerdote che riesce a entrare tra gli arrestati e ne porta via qualcuno.
e vengono portati verso Bergeggi. Quando arrivano all'altezza di Zinola, siccome a Zinola erano già venute delle fucilazioni proprio accanto al muro del cimitero dei partigiani, qualcuno dice: abbiamo pensato che fosse finita la nostra, che fosse venuta la nostra ultima ora. Invece no, arrivano al Merello di Bergeggi, che era una colonia elioterapica per bambini. Vengono ammassati in questa colonia. Vengono lasciati lì fino al 3 di marzo. Nel frattempo arrivano alcuni lavoratori della Piaggio che avevano scioperato alla Piaggio e quindi di qualche altra piccola officina. Sono circa un 250 che vengono trasferiti a Villetta di Negro a Genova, che era un luogo in cui si facevano gli interrogatori. Da questa selezione una parte avevano i nomi imbarcati su dei camion e portati a Sesto San Giovanni, dove esiste un grosso accentramento di lavoratori scioperanti delle fabbriche di Sesto San Giovanni. Lì il numero vero non si sa se non per quelli che sono stati poi riconosciuti per l'immatricolazione o per la testimonianza. Una parte dei nostri deportati viene avviato direttamente a Mauthausen, una parte che è stata selezionata viene imbarcata su un altro trasporto e finisce nel campo di Battenstein, prevalentemente, che è nel Brandeburgo. Per 20 anni non si è parlato di deportazione, che si è voluto anche ingiustamente tacere perché c'era la connivenza di molti italiani a questa vicenda terribile, sia delle leggi razziali sia della deportazione politica. C'è rientro, il rientro è una fase di nuovo molto dolorosa per i sopravvissuti, per molti non trovano il loro posto di lavoro, una parte di quelli dell'Ilva non trovano più posto, alcuni vengono assolutamente discriminati. C'è nella deportazione un elemento che è molto, come dire, molto doloroso, che non è solo quello fatto della sofferenza fisica di aver visto morire molti compagni, di essere riuscito a sopravvivere. Vi è quello che noi chiamiamo la sindrome della deportazione, cioè che è una parte della tua vita che non ti dimentichi, che non potrai mai dimenticare. Non solo, ma che ti porta continuamente a considerare anche in maniera retrospettiva quello che hai passato e quello che sei stato. È quasi nella realtà di ogni giorno inconcepibile pensare di aver perso così la dignità, di non potersi lavare, di andare senza mutande, di bere nella pozza dove le donne russe si lavavano i loro panni, cioè perché non c'era acqua, eccetera. Cioè, quello che è la vita di ogni giorno per sopravvivere non, era una cosa di cui tu non avevi più nessuna coscienza. E questa perdita di coscienza della tua persona, anche del rispetto della tua persona, era talmente forte che era frutto della fame, che era frutto delle privazioni, che a un certo momento è un dolore che ti resta dentro per tutta la vita. Mentre diciamo, il partigianato che ha fatto la resistenza in qualche modo in città ha avuto un riconoscimento al momento in cui c'è stata la liberazione, il deportato pareva che raccontasse delle storie, per cui noi ritroviamo alcune persone che sono attori del primo sciopero del 1944, poi a capo di tutte le agitazioni, di tutti i movimenti per salvare l'Ilva, nel momento in cui l'IRI decide lo smantellamento della fabbrica o una parte dello smantellamento. La città con estrema solidarietà agisce anche per ragioni economiche. L'Ilva era il lavoro, il salario per un buon ottavo dei residenti savonesi. E poi perché in realtà
L'idea di una Savona senza Ilva era quasi una cosa impossibile, era come una Savona senza Porto, perché poi c'era un legame molto stretto economicamente nelle reti economiche della nostra città e della nostra provincia. L'Ilva significava il tracollo per una provincia che era una provincia abbastanza avanzata economicamente.